Buongiorno, Roads of Puglia è qui per documentare questo evento che sta diventando sempre più importante. Siamo qui alla terza edizione della Trulli, della Slalom Monopoli dei Trulli, giusto? Slalom dei Trulli. Slalom dei Trulli, benissimo. Vedo che c'è un'autorità dell'ACI importantissima qui per onorare questa presenza. Mi potete dire un po' di informazioni? Allora, lei che è di casa? Sì. Qui con noi il signor Oronzo Pezzolla, che è uno dei massimi esponenti dell'ACI Sport, componente della giunta esecutiva ACI, vicepresidente della commissione karting, responsabile per quanto riguarda i campionati italiani da un mesetto e mezzo, e forse anche un'altra cosa importantissima, fa parte della commissione che si occupa della sicurezza dei circuiti, specialmente per le gare di velocità in salita. Quindi, velocità in salita, passione, perché ho intervistato diversi piloti, si respira aria della motoring community, ma la sua figura qui è per la sicurezza, quindi so che lei fa parte della commissione, se non sbaglio mi aiuti perché sì. Non la conosco bene, signor Pezzolla. Sicurezza innanzitutto e poi anche promozione di questa disciplina, insomma, perché come componente della giunta è un obiettivo che noi abbiamo bisogno di raggiungere, obiettivi naturalmente numericamente più copiosi che abbiamo bisogno di raggiungere. E questo è poi un saluto, visto che è una gara che si muove nella mia territorialità, mi pareva doveroso salutare chi si prodiga e si cimenta per incentivare questa magnifica disciplina. Allora, Roads of Puglia, questa intervista viene fatta perché noi crediamo molto che le manifestazioni, gli eventi, anche motoristici, a volte non vengono veicolati con i media con quello che meritano, tranne se sono molto famosi, e no, la gente non capisce che l'indotto che gira intorno a questi eventi è veramente grandissimo, include la ristorazione, il turismo, l'enogastronomia, cioè anche c'è una parte ludica, tra virgolette, se vogliamo, e voi come ACI invece guardate tutto ciò che è l'organizzazione e la sicurezza. Come possiamo e qual è la filosofia dell'ACI per sposare che la popolazione percepisce anche questo fatto importante? La cosa decisamente più importante è quella che la gente deve capire, che l'attività agonistica è fortemente propedeutica per i giovani a che insomma si evitino le stragi del sabato sera, per esempio, perché queste sono le occasioni, insieme alle gare in pista, e noi abbiamo la fortuna di avere anche Binetto, insieme alle gare karting, di rappresentare lo sfogo e l'apprendimento della guida per i giovani neofiti, a partire dai ragazzi di prima età. Ma io giammai vedrei, insomma, su strade libere, così come avveniva precedentemente e come talvolta avviene tuttora, con le gare clandestine o quelle non autorizzate, quelle sì che sono pericolose, perché tutto quello che avviene sotto l'egida di ACI è una attività regolamentata, disciplinata, sicurissima. Allora, sulla sicurezza possiamo testimoniare che quanti commissari di percorso avete qui, per esempio, oggi? Ma il numero dei commissari varia dal chilometraggio ed è sempre il numero opportuno, naturalmente, sì. Perché oltre ai commissari di percorso... Volevo dare dei numeri su questa gara, insomma, sono 78 partecipanti... Non è il numero dei partecipanti, ma è la lunghezza del tracciato che determina, benissimo. Chiaro, una gara di 10 km ha alcune esigenze, una gara di 4 km ne ha altre, quindi. Ma qui l'ACI Bari realizza questo slalom con grande professionalità. E si vede, si respira proprio. Tanto è vero che il terzo anno noi abbiamo degli osservatori che in caso di inadempienze noi blocchiamo come federazione la manifestazione, e invece siamo orgogliosi di questa... Parliamo di futuro. Come ACI Bari. Futuro di ACI Bari. Non ACI Bari della gara, scusi, con tutto il rispetto dell'ACI. Io mi auguro che ACI Bari si preoccupi di organizzare insieme a questo slalom dei Trulli anche qualche altra cosa, perché è un'automobile club importante sul panorama nazionale, ha un'utenza numericamente interessante e non può la Puglia essere relegata o soprattutto la provincia di Bari al solo slalom. Comunque noi di Roads of Puglia vi staremo dietro e sicuramente ogni minima possibilità di comunicazione noi saremo con voi a farla. Per ora vi facciamo i complimenti, quello che stiamo vedendo è importante.
tantissimo, stanno arrivando le macchine, ci toglieranno la possibilità di poter parlare, quindi vi ringrazio nuovamente e ci vediamo durante la giornata. Grazie, grazie per l'attenzione. Ecco, grazie. Fa caldo? Insomma. Com'è andata? Andiamo bene. Andata? Poteva andare meglio, vediamo la prossima.